Buongiorno, buongiorno, oggi è venerdì 13 giugno, questa è la rassegna stampa di Video 33, un nuovo appuntamento con la nostra informazione. Cielo variabilmente nuvoloso, ad inizio giornata arriverà poi il sole, temperature massime intorno ai 34-35 gradi. Attenzione perché nel tardo pomeriggio e in serata sono previsti tipici temporali di calore. In regia abbiamo Massimo Moro, diamo un'occhiata alla situazione sulla città di Bolzano, grazie alla prima webcam di questa rassegna stampa. Vedete all'orizzonte alternanza di cielo sereno e nuvole, come detto, le nuvole torneranno nel tardo pomeriggio. Diamo un'occhiata alle aperture dei quotidiani che troviamo in edicola: il Corriere dell'Alto Adige, Libera Università di Bolzano, Silurato Felis non sarà vice. Il consiglio di amministrazione sceglie Bergmeister e Nocker. Tomasini interviene, dice: tutto questo è gravissimo, la votazione, italiani fuori, entra una ladina. L'ex consigliere del Partito Democratico, Andrea Felis, dice: sto pensando di dimettermi. La cronaca a cura del quotidiano Alto Adige: una scuola col patentino. Alle Longon si studia per il D già in quinta elementare. Vedete anche l'Alto Adige dedica spazio al colpo di scena che si è avuto ieri all'interno del Consiglio di amministrazione della Libera Università di Bolzano. La cronaca in lingua tedesca a cura del quotidiano Dolomita, nella tragedia che si è consumata ieri in via Renon, dove un ragazzo di appena 20 anni, originario della Sardegna, è precipitato dalla finestra dell'ostello nel quale alloggiava. Per lui non c'è stato nulla da fare. Al via i mondiali di calcio in Brasile, cerimonia di inaugurazione, ospite d'eccezione Jennifer Lopez, e poi sappiamo il Brasile ha vinto contro la Croazia. Ancora con la cronaca a livello locale, il quotidiano Tageszeitung, sempre in lingua tedesca, ci si occupa dei nuovi criteri sul sussidio casa, la protesta di alcuni beneficiari. La situazione peggiorerebbe invece che migliorare. La Südtiroler Wirtschaftszeitung, per la pagina economica, sempre in lingua tedesca, le regole, gli adempimenti per le ditte nel settore edile, non solo ostacoli, ma si parla anche di vere e proprie opportunità. Passiamo alla cronaca a livello nazionale con il Corriere della Sera. Ci si occupa ovviamente dei mondiali, il via alle sfide, lo show e gli incidenti, la doppia partenza del mondiale in Brasile. La nazionale di casa fatica all'inizio con la Croazia, poi sappiamo ha vinto 3-1 tra gli azzurri. Infortunio al terzino De Sciglio. Ancora con la cronaca, torniamo in Italia, la cronaca politica. Tensione nel Partito Democratico, stretta di Renzi, autosospesi 14 senatori. Non fermerete voi le mie riforme, dice il Premier. Scontro dopo la sostituzione in commissione di Mineo. E ancora l'intervista che porta la firma di Beppe Severnini, l'intervista al Dalai Lama: diventare buddisti mai per moda. I viaggi, le donne, la politica, il Papa. Parla il Dalai Lama, ospite in Italia, per la precisione in Toscana. Chiudiamo con il Sole 24 Ore: Tasi senza detrazioni in un comune su due. Il governo dice niente sanzioni in caso di errori, i sindaci trascurano gli sconti, aumenti per le prime case di valore medio e basso. Torniamo alla cronaca della provincia di Bolzano con il Corriere dell'Alto Adige. Lo abbiamo visto, quello che è accaduto all'interno del Consiglio di amministrazione della Libera Università di Bolzano, un vero e proprio colpo di scena. Felis Silurato, italiani fuori dai vertici, Bergmeister presidente, Nocker vice, Tomasini, l'assessore competente, interviene. Compaccer deve chiarire. Decisione a sorpresa: l'esponente del Partito Democratico, inizialmente indicato per la seconda carica, sarà invece un semplice consigliere. Scorrettezza grave, penso di dimettermi, dice il diretto interessato, Andrea Felis. L'ispettore commenta la sua mancata elezione: boicottato perché arrivo dal mondo scolastico. Vitalizi, gli ex consiglieri schierati con Franz Pahl. L'Assemblea ha approvato la linea dura. Il Trentino Matuella, l'unico critico, in sala anche di Puppo, Munter e Peterlini. Il governatore Compaccer dice: la riforma arriva entro l'estate. Ancora con la cronaca nera. Sappiamo, ieri un giovane di appena 20 anni ha perso la vita precipitando dalla finestra dell'ostello di via Renon, è deceduto poco dopo all'ospedale di Bolzano. Il giovane si trovava da solo nella sua stanza, indaga la squadra mobile della questura. Non si esclude un gesto estremo, sequestrato intanto il computer e il telefono cellulare. Ancora con la cronaca: più facile curarsi all'estero, lo ha deciso la provincia di Bolzano, la legge è stata approvata. L'assessore alla sanità Marta Stocker dice: non ci sarà la fuga oltre confine. La norma prevede la corresponsione di un rimborso
ricorso per le terapie. Ancora con la cronaca, il presidente Compacer dona il sangue, tutto questo a San Maurizio, presenti i responsabili dell'Avis, a Bolzano gli iscritti sono oltre 6.000. Via Alto Adige, pronti i criteri del bando, superfici commerciali tra 15.000 e 30.000 metri quadrati, 100 alloggi in più, giallo sui punti bonus per lo showroom, mai replica a Spagnolli e all'assessore Pasquali per dire silenzio assordante in commissione. Ancora con la cronaca, siamo alla cronaca politica, a quello che accade all'interno del Partito Democratico. Luisa Gnecchi dice: chi non vuole i ricorsi cambi rotta. La deputata replica a Cristian Tomasini, interviene anche l'assessore Randi, primarie per il candidato sindaco Piccinotti. La presenza di aree occorrenti nel nostro partito rappresenta uno dei nodi da sciogliere. Passiamo alla cronaca economica, ci si occupa di cooperative, Lega Coop, aumentano i dipendenti, in un anno costituite 21 nuove società per le varie sul territorio Alto Tesino, aumentano i dipendenti delle varie cooperative. Nel 2013 è stato un anno positivo in controtendenza rispetto al resto dell'economia. Assoimprenditori verso la ripresa, si va, l'appello è del numero uno del presidente Stefan Pan, potenziare il credito per le imprese. Chiudiamo con lo sport, ci si occupa di tuffi, Letrari, ultima chiamata, ci si occupa di nuoto, ancora in dubbio la partecipazione di Lisa Fitzschneider, oggi a Roma il meeting internazionale di nuoto, Sette Colli, la Brissinese a caccia del pass per i prossimi europei. Diamo un'occhiata alla cronaca a cura del quotidiano Alto Adige. Lo abbiamo visto poco fa, ci si occupa in apertura anche della colletta alimentare, raddoppiati i poveri, la raccolta straordinaria, Merlino, il numero uno del Banco Alimentare in provincia di Bolzano, ma non solo, dice: siamo passati dalle 3.755 persone del 2011 alle attuali 7.689, più del doppio. Sabato coinvolti 32 punti vendita nell'intera provincia di Bolzano. Vitalizi, gli ex consiglieri con i ricorsi pronti, ieri assemblea a Trento, il voto è stato unanime. Il biologo dice: i serpenti in città sì ci sono, ma sono innocui, si moltiplicano le segnalazioni, ma dal Museo di Scienze Naturali di Bolzano rassicurano, sono bisce, non sono velenose, bisogna lasciarle in pace. Sempre per la cronaca che arriva da Merano, evasione tariffa rifiuti, controffensiva dell'azienda servizi municipalizzati della città del Passirio dopo 350 casi accertati nel 2013. Diamo un'occhiata rapida alla cronaca in lingua tedesca a cura del quotidiano Dolomiten. La mobilità dei pazienti, sappiamo c'è una legge provinciale, non si teme l'esodo. Ancora con la cronaca, il presidente Compacer ieri ha donato il proprio sangue, una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutta la provincia, una campagna che porta la firma dell'Avis. Abbiamo visto anche questo in apertura, non c'è interesse per acquistare la Mercedes utilizzata dal governatore Luis Durnwalder, dall'ex governatore, non c'è interesse dopo che la Mercedes è stata messa in vendita come auto usata. Sempre per la cronaca, sappiamo quello che è accaduto ieri all'interno del Consiglio di Amministrazione della Libera Università di Bolzano con la mancata nomina del vicepresidente indicato. È tutto anche per la cronaca in lingua tedesca. Prima di fermarci per le previsioni del tempo, io vi ricordo uno dei nostri appuntamenti, 2M al quadrato, non più questa sera, ma sarà nella giornata di domani e nella giornata di domenica, un weekend per conoscere le motivazioni che hanno spinto un noto scrittore germanico ad ambientare i 5 suoi gialli più famosi in provincia di Bolzano, per la precisione nella zona di Prissiano. Vi ricordo che c'è anche un sito internet, 2m2.tv /it/die, a seconda della lingua che volete scegliere. Per la giornata di domani, l'appuntamento con 2M al quadrato su Video 33 è subito dopo ogni edizione dei nostri telegiornali, quindi ad esempio alle 13.15, 14.15, e si va in replica tutto il pomeriggio, identici orari nella giornata di domenica. Noi ora ci fermiamo qualche istante, poi torniamo in studio per andare a vedere che tempo farà nelle prossime ore e nel fine settimana. Senfter, il gusto genuino dell'Alto Adige dal 1857. A Fumelli Senfter. Qualità e gusto
Sempster, saper fare, saper vivere. Con la prima immagine che vi proponiamo questa, con la seconda immagine, chiedo scusa, che vi proponiamo questa mattina, ci spostiamo in Valle Aurina, 1820 metri di quota, questa è la zona di Blosenberg. Andiamo a vedere come è nostra abitudine la zona dell'abitato di Foresta, con la vista verso la Val Venosta, e come ultima webcam andiamo a vedere qual è la situazione verso la città di Merano. Come sempre la collaborazione con gli esperti svizzeri di Ubimet e Metinews ci permette di dare un'occhiata all'evoluzione delle ultime ore grazie alla vista dal satellite. L'immagine ci conferma quanto anticipato, alternanza di cielo sereno e nuvole nelle prime ore della giornata. Andiamo a vedere allora quello che ci attende questa mattina. Vedete, le foschie e le nuvole lasceranno ben presto spazio al cielo sereno, temperature minime in linea con gli ultimi giorni. Passiamo al pomeriggio, innalzamento delle temperature non così alte come la giornata di ieri, ma comunque oltre i 30 gradi sia a Bolzano sia a Merano. Come detto, nel tardo pomeriggio e in serata sono previsti i tipici temporali di calore, tipici temporali di questa stagione. Identica situazione per la giornata di domani, è previsto un leggero peggioramento, probabili piogge soprattutto nella parte meridionale dell'Alto Adige. Domenica tornerà il sole, temperature minime massime che dovrebbero rimanere stabili. Io vi ricordo che le aggiornamenti di queste previsioni sono a vostra disposizione su Facebook Alto Adige Meteo e all'interno del nostro sito internet, come sempre nella sezione riservata alla Mediateca Online. Uno dei tanti appuntamenti da non perdere in vista di questo fine settimana in Alta Val Pusteria, l'appuntamento è dedicato agli amanti della bicicletta, ma soprattutto delle nuove tendenze come ad esempio le biciclette elettriche o biciclette a pedalata assistita. Vi ricordo il nostro sito internet www.video33.it. All'interno di questo sito potete vedere, rivedere questa rassegna stampa, a vostra disposizione anche le edizioni dei nostri telegiornali, nella Mediateca, oltre agli aggiornamenti meteo, anche gli ultimi contributi filmati andati in onda. Come sempre potete seguirci in streaming. Come sempre, io vi ricordo alle ore 13 e alle ore 19 le prossime edizioni dei nostri telegiornali. L'obiettivo è quello di tenervi informati riguardo tutto quello che accade in provincia di Bolzano. Vi lascio ora all'agenda di questo venerdì, seguirà come sempre l'oroscopo e io vi auguro un buon proseguimento di giornata. Was, wann, wo? Cosa, quando, dove? Il calendario delle attività culturali della settimana a cura della Fondazione Cassa di Risparmio. 13 giugno, musica, concerti per violoncello, Conservatorio Claudio Monteverdi, Bolzano, ore 19. Musica Old Tet Music Live Concert, Park Hotel Lauri in Bolzano, ore 21.30. Teatro Asphalt Art, Centro Storico Merano, ore 17.23. Per tutti gli appuntamenti visitate il sito www.cultura.bz.it. Ariete, preparatevi ad avere una giornata difficile e molte sfide da affrontare oggi. Le esperienze accumulate in passato vi aiuteranno a superare facilmente ogni ostacolo. Toro, non potrete ignorare gli influssi ambientali oggi. Potreste dover modificare i vostri piani all'ultimo minuto a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Gemelli, una situazione apparentemente tranquilla potrebbe sfuggire al vostro controllo oggi, in particolare se non saprete mettere a loro agio le persone che vi circondano. Cancro, sforzatevi di tenere a bada il vostro entusiasmo, altrimenti rischierete di imbarcarvi in una quantità di imprese senza avere il tempo o le risorse per portarle tutte a termine. Leone, lavorare con voi è piacevolissimo quando il vostro umore è buono, ma oggi potreste essere molto lunatici. Sarà impossibile per tutti prevedere le vostre reazioni e le vostre decisioni. Vergine, è probabile che sarete impegnati in un duello all'ultimo sangue oggi. Affrontatelo solo se vi sentirete preparati al meglio. Bilancia, non lasciate nulla di intentato oggi. Usate tutte le vostre risorse e aguzzate l'ingegno. Non fermatevi al primo fallimento. Scorpione, oggi avrete la sensazione di portare il peso del mondo sulle spalle. Siate onesti con voi stessi. Forse state pretendendo da voi più di quanto siate in grado di fare. Sagittario, vi verrà chiesto di convincere persone che in passato si sono dimostrate molto ostinate. Voi però avete un asso nella manica. Usatelo.
Capricorno, dovrete affrontare un'accesa discussione oggi per riuscire a convincere una persona a seguirvi in una certa impresa. Non sperate che lo faccia spontaneamente. Acquario, dovreste avere maggiore cura di voi stessi oggi. Preoccupatevi del vostro benessere fisico e psicologico. Non fatevi coinvolgere in un'avventura assai stressante. Pesci, cercate di iniziare la giornata col piede giusto. In questo modo farete un'ottima impressione su chi potrebbe facilitare la vostra carriera.